Davvero mi hanno fatto un regalo questi ragazzi a rispondere alle domande che ho fatto, perché siete voi che date un senso all'esistenza di gente come me che scrive e fa appunto questa cosa apparentemente inutile. Allora, volevo chiedere a Luca, in questo video abbiamo sentito molte parole belle. E anche meno belle, no? C'era una ragazza che diceva: mi sono spaventata tantissimo. Quindi molte e anche molte versioni dell'approccio alla poesia nell'ambiente scolastico. Chi dice buttiamo tutto, chi dice no, a me interessa soltanto il 300, per carità, delle cose presenti io diffidavo. Quindi tutte queste parole, tutte queste suggestioni, come, in che modo sono entrate nella tua vita? Perché tu hai cominciato a scrivere, tu che sei molto più di me vicino a questi coetanei? Ciao a tutti. Luca Manes, Luca. sottolineo. No, volevo partire da un punto del video bellissimo che mi ha colpito molto. C'è una ragazza di voi, cioè adesso non so i nomi, dice che la poesia di Maria Grazia l'ha inquietata Dalila, molto. Dalila. la sconcertata, eccola là. No, e a un certo punto dice: mi sentivo proprio immersa nelle onde. E volevo partire da questo punto, cioè che la poesia e la vita penso che non siano affatto separate, cioè che appunto la parola e la realtà parlino in fondo lo stesso linguaggio e che per un ragazzo come me, ma come tutti noi e per ogni uomo più in generale, cioè sia la possibilità di entrata cioè la più grande possibilità di entrata nel cuore della vita. E c'è una poetessa del secondo Novecento, si chiama Margherita Guidacci, che usava l'immagine dell'albero, cioè dice che la poesia è come un albero, sia perché l'albero e la poesia distendono le radici dentro la terra, cioè nel profondo della vita, ma sia d'altro canto perché più vi entra, più il fogliame si innalza verso il cielo. E mi interessava capire anche insieme a tutti voi, cioè come possibilità di dialogo anche tra di noi dopo, che cosa voglia dire entrare nel cuore della vita. E che cosa voglia dire che la poesia effettivamente abbia in sé questa opportunità? E ripensando a me, guardandomi anche indietro, a come ho iniziato a scrivere, a come mi sono avvicinato alla scrittura, ho bene in mente alcune immagini, alcuni suoni, alcuni fatti accaduti nella mia vita che non riguardano propriamente la scrittura, ma che mi hanno avvicinato a iniziare a scrivere, mi hanno avvicinato alla lettura e alla scrittura. Proprio perché la poesia e la vita penso cioè che al fondo coincidano, cioè che siano toccate dalle stesse immagini, dagli stessi suoni. Penso ad esempio a quando ero piccolino, beh, mio papà era un giornalista e alla domenica guardavamo le partite insieme. Allora io ero piccolino, mi mettevo su di lui sulle gambe e lui subito finita la partita scriveva con la macchina da scrivere. E ho bene in mente, cioè proprio fissato nella memoria, il suono della macchina da scrivere, cioè quel ticchettio che, cioè, ero un bambino, mi sembrava come il suonare di un pianoforte. E cioè, passavo le ore con lui che scriveva gli articoli e me lo ricordo benissimo questo suono, oppure anche altre Ha immagini. rovinato per sempre Eh questa sì, è cosa stato segnato lì. praticamente. No, oppure anche, cioè abitavo in centro a Seregno, io vicino a Milano, subito dietro la chiesa, e mi ricordo benissimo quando suonavano le campane la domenica mattina, che saltavo in piedi dal letto e svegliavo tutti a casa, infatti mia mamma, cioè, me lo ricorda ancora. Credo, anche io te lo ricorderei, fosse tua mamma. Infatti è rimasta Tu parli di segnata. suggestioni sonore, no? Sì, E queste suggestioni soprattutto. sonore, questo che dice lui, poi si collega molto al discorso che hanno fatto i ragazzi riguardo a quel simpaticone di Shadi, che non so se c'è, dice, eccolo là, buttiamo tutto, perché ci frega di sapere le biografie, eccetera. Quello che sta dicendo lui è molto importante, nel senso che lui ha un'esperienza viva della coincidenza tra la sua vita e le parole. E nello stesso modo, infatti, questo metodo così rivoluzionario di partire dal testo e poi forse studiare la biografia dei poeti, serve a sua volta a comprendere quello che sta dicendo Luca, nel senso a trovare le coincidenze, per fare l'esempio di Dante, che insomma più o meno conosciamo tutti, immagino.
tutta la biografia di Dante spiega la sua poesia, perché se un poeta è davvero un poeta, la sua vita non può essere mai separata dalla sua scrittura. Quindi non so se tu hai voglia di leggerci, se vi interessa ascoltare quali sono state tra le prime parole di Luca nel avvicinarsi alla poesia, come queste suggestioni poi si sono tradotte in qualche cosa che tu hai scritto. Sì, allora vi leggo una delle mie prime poesie che ho scritto, che anche che mostrano anche lo scontro che avviene con l'altro da sé, con il diverso, cioè può essere anche un testo, cioè leggere una poesia è questo scontrarsi con qualcos'altro che in qualche modo poi determina il tuo modo di affrontare le cose. E questa poesia, questa è una delle prime poesie che ho scritto, si intitola Cielo e altro. In mio davanzale sporto, cadente sussurrante, in mio getto d'acqua rossa ansimante preghiera, in mio cesto mezzo peso, mezzo chiuso, poco aperto, lì no, non in mia intima confessione, non in mio grido celeste, fuori, nel largo di un cimitero non dimora, vigliacco compagno che per mano dentro sentieri di nidi e verde cielo compisce il disegno. Polvere segnò il vostro parto alla gioia e paura che polvere non sia. Strano segno di un eco poco giù, immagine lontana di viscera imponente. Che il vostro passeggiare, vostro colore tinta unica, celi il grande vuoto, vuoto di terra e muschio, tra le mani strette forte, questo dico, che veniate compagni nella notte che divide e nella notte che separa, come un'unica, sì, un'unica sfinge, sempre in direzione avanti, mentre il volto si sperde, mentre il volto, confuso, lacrimando foglie secche, si separa di volti separati, si dipinge di tele estinte, si confonde di suono confuso. E rimangono nascosti, sotterrati, non più visibili, di alba tarda i singoli, le monete sola faccia, il grattacielo una porta e le stelle sola luce. Vengono meno le macchine portiera davanti e il semaforo sempre verde, il mare con sponda spiaggia e di là il mondo solo mondo. Che paura l'insieme di fenomeni e vagabondaggi senza fine, l'ammasso di folla luci spente e il compagno che non c'è. Che malinconia il cielo quando è cielo, il cielo semplicemente cielo, e non cielo e nuvole, cielo e stelle, cielo e sole, cielo e altro. Che meraviglia quando la città si sveglia e io, solo io, uomo io, unico io, mi alzo e prendo il volo, ali perse, ali secche, spoglie tra gli altri, solo altri, uomo altri, unico altri. Queste. Quante ne avevi quando hai scritto? Lo sei preso tutto. Quanti anni avevi quando hai scritto questo testo? Avevo cominciato in quinta ginnasio, penso che avevo 14-15 anni. Ecco, allora io in questo testo, che è bellissimo tra l'altro, che è anche uscito su una rivista, trovo esattamente quello che diceva Jacopo, che non so se c'è, non c'è, vabbè, e tutti umani, no? Jacopo tutti umani. E questa, a mio parere, è la vera utilità della poesia, ovvero lo sguardo di Luca è enorme, lui nel suo sguardo comprende tutto il mondo, io sì, ma io altri. Questa è l'utilità della poesia, perché nel momento in cui, tramite questa attenzione della quale lui parla e che si vede nelle sue cose, nei suoi testi, i suoi testi sono pieni di oggetti, di mondo, di vita, tramite questa attenzione ci si riesce a identificare con le altre persone a tal punto da provarne il dolore. E quindi posso spingermi a dire che in qualche modo la poesia porta al bene, a quello che si intende come bene, nel senso che se io provo il tuo dolore, io non ti posso più fare male. E questo credo che sia veramente il nucleo fondamentale del fare poesia,
che è piena di gioia, perché lui scrive: che meraviglia svegliarsi alla mattina, c'è una spinta vitale fortissima che viene comunicata. Infatti i nostri amici parlavano di cose, no? libertà e liberazione, capacità di entrare dentro se stessi. Ecco, in che modo, Luca, questo tuo scrivere ti fa sentire nello stesso tempo con questo sguardo ampio sopra gli altri e però più profondamente te stesso e anche libero, se vogliamo dar ragione a questi ragazzi che hanno parlato prima di noi? Ok. Ah, faccio un esempio, racconto una cosa. Ecco, sì, fatti. Per... No, sono stato una settimana fa a teatro, ho visto un'opera di un dramma di un filosofo e drammaturgo francese che si chiama Fabrice Ajage, che ha messo in scena, l'opera si chiama Job o la tortura dagli amici, ed è appunto la messa in scena di Giobbe, che... subisce, cioè la vittima di un disegno del diavolo, che fa in tutti, cioè mette in scena tutti i disegni possibili per portarlo dalla sua parte. E dopo avergli donato tutto e poi averlo spogliato di ogni dono prima lui donato, gli manda contro anche tutti i nemici. Però questo, comunque, Giobbe rimane fedele al suo Dio. Fino a quando il diavolo si interroga e dice: ma qual è la cosa più terribile che io possa fare per portarlo dalla mia parte? E gli amici, cioè mandargli contro gli amici. E qui inizia l'opera teatrale, ed è un... cioè Giobbe entra nella più alta delle sofferenze, perché vedendosi tentare dagli amici, dalla moglie, dal figlio... Eppure dentro questa sofferenza, cioè lui si riconosce come, cioè, costituito solo dalla sofferenza in quel momento, cioè non sembrava che non ci fosse nient'altro. Eppure in un dialogo bellissimo con il fratello dice questa frase: come potrebbe il male farci tanto male se non avessimo prima udito la promessa del bene? Cioè, questo mi aveva colpito moltissimo, che dice che la sofferenza, cioè tutto il dolore che noi proviamo è tale perché prima abbiamo in qualche modo visto e sperimentato il bene. E questo, penso, cioè, mi chiedevo cosa c'entrava con la poesia, ecco. L'attenzione di cui parlavamo prima, l'accorgersi nella vita di alcuni suoni, di alcune cose che avvengono, cioè anche la vicinanza all'altro è vicinanza al dolore dell'altro, cioè come dicevi te è un'identificazione con l'altro, con il dolore dell'altro. Però questa vicinanza al dolore dell'altro apre in noi una sofferenza che in realtà è mancanza, cioè cioè spazio fatto per essere riempito, ed è possibile solo perché in realtà prima abbiamo in qualche modo visto un bene nelle cose che accadono, cioè nella vita di tutti i giorni.